Buongiorno e buona domenica e bentornati alle frontiere dello spirito. Questa domenica, purtroppo, l'argomento ci viene suggerito da un fatto di cronaca di cui da quattro giorni si parla, ma che è ancora talmente presente in mezzo a noi che non può non suscitare alcuni problemi anche proprio di carattere morale di fronte alla dignità dell'uomo, semplicemente la dignità dell'uomo calpestata in quel modo, come è successo a Bruxelles, la sera di una partita che doveva essere gioiosa, bella, festosa per tutti, e invece è stata tragedia. Noi sappiamo che lo sport è importante, i valori dello sport sono stati riconosciuti anche dalla Chiesa, dal Magistero dei Papi, che hanno visto nello sport una scuola di virtù morali, come per esempio la lealtà, l'agonismo regolato dalle regole, dalle leggi dello sport, e la generosità, la capacità di vincere ma anche di saper perdere. E tutto questo però sembra frantumato, questo e altri valori insieme, sembra sia stato frantumato non solo mercoledì sera ma anche in altri episodi, forse meno gravi di questo, ma comunque in episodi che negli ultimi tempi hanno fatto sorgere l'interrogativo su quello che sta succedendo nel mondo dello sport. Nel nostro studio oggi, per parlare di questo argomento, ci sono come sempre dei testimoni, tifosi che erano a Bruxelles la sera della partita tra Juventus e Liverpool e che parleranno, interverranno nel nostro dibattito. C'è alla mia sinistra il giornalista Alfio Caruso, redattore capo del giornale Nuovo, che era a Bruxelles come inviato del suo giornale, e alla mia destra c'è Fabio Capello, grande giocatore della Nazionale, della Juventus, del Milan, attualmente allenatore della squadra primavera del Milan, e anche giornalista. Infatti mercoledì sera lui stava facendo la telecronaca per una televisione privata. Prima di cominciare a parlare noi di questo argomento, rivediamo brevemente quelle scene che certamente non usciranno più dal nostro ricordo. Lancio di oggetti, le stanghe, il bastone in mano, la polizia che cerca più che altro di difendere se stessa, perché erano in pochi i poliziotti. Ecco, qui ci sono questi poliziotti che si riparano insieme ai cani. Certo, appare che tutti gli altri siano indifesi, perché non si vede come quei poliziotti potessero difendere chi che sia. Qui sta per riprendere, per avere inizio la partita, non per riprendere, per avere inizio la partita. Quindi la tragedia è già successa. Tra poco vedremo che i giocatori entrano in campo e qui sta per finire la nostra brevissima telecronaca filmata, e tra poco vedremo un'intervista a uno spettatore, un tifoso italiano ferito, che parla con degli intervistatori della televisione belga. Ho già parlato prima dello stadio della televisione, sei quella francese. E cioè belga, scusatemi, e devo dire che l'organizzazione della polizia fa schifo, ecco, schifo, capite? Gli affari di organizzazione,
L'organizzazione fa schifo e non ne parliamo più, per carità. Sì, è meglio. Come state passi? Non ne parliamo più. C'è grave là-bas? Come? C'è grave? No, no, no. Ma ci sono morti, decine di morti. 34. E vos amis? No. Ma quattro poliziotti per un settore di 20.000-30.000 persone, con inglesi scatenati come delinquenti, perché quelli sono dei delinquenti, non sono delle persone umane, sono dei delinquenti. Ecco, dicevo che queste scene non si toglieranno più dalla nostra memoria, e certamente sono, gli inglesi hanno detto che sono scene che hanno suscitato la loro vergogna di essere inglese, ma in realtà non è soltanto la vergogna di essere inglesi, è il dolore e la vergogna di appartenere in qualche modo al mondo dello sport, o come tifosi o come organizzatori, e forse anche alla nostra società che ha delle responsabilità su quello che sta succedendo. Questo è il sentimento che ci suscita. Vediamo adesso, vorrei chiedere ad Alfio Caruso se ci può dire sinteticamente quello che in realtà è successo, la successione degli avvenimenti. Eccolo. Le scene che abbiamo visto si riferisce ai tifosi italiani, non sono scene che si riferiscono ai tifosi inglesi. Sono episodi avvenuti intorno alle 20:30, 21, quando la polizia è finalmente entrata sul terreno di gioco in forze e ha cominciato a prendere posto davanti alle tribune occupate dai vari gruppi di tifosi. Quelle scene lì si riferiscono appunto quando hanno preso posto di fronte alla tribuna iliana, dove gli animi erano abbastanza esasperati, perché ormai la tragedia non solo era consumata, ma ciascuno di noi, ciascuno di quelli che era presente in quello stadio, cominciava a saperne le proporzioni, che aumentavano di minuto in minuto. La voce correva rapida sulle tribune, quindi più o meno tutti parlavano di morti fino alle 20:30, che sono più o meno quando sono state girate quelle scene, 20:45, sembrava che il numero dei morti fosse intorno alle 20 persone, poi tragicamente il numero è aumentato. Quello che è successo ormai credo che più o meno lo si sappia, c'è stata questa totale imprevidenza da parte degli organizzatori. Non hanno saputo prevedere nulla, non hanno saputo immaginare nulla, nonostante le assicurazioni della vigilia. Rifacciamo brevissimamente la storia. Loro hanno venduto la tribuna, quel settore Z, purtroppo ormai famigerato settore Z di questo stadio Ace, l'hanno venduto dei biglietti a gruppi misti, cioè a gruppi italiani, e hanno venduto dei biglietti anche a dei gruppi inglesi, se non che gli inglesi che occupavano quella tribuna si sono trovati ben presto accanto a tutto il settore occupato dal grosso, diciamo, del tifo inglese, e quindi con una rete di recinzione sottilissima, una sorta di grata da pollaio è stata definita, la troverei molto giusta, che è stata battuta facilmente. Gli inglesi, che erano completamente ubriachi già dalle 5 del pomeriggio, hanno preso, ma così proprio direi per provare, se vogliamo usare una terminologia militare, la consistenza degli altri, hanno fatto una prima carica, sono state le 19:08, perché stavamo guardando noi dalla tribuna stampa già lì, perché si vedeva questa grata che veniva battuta, quindi eravamo fissi da alcuni minuti a guardare lì. E l'occhio è corso subito all'orologio che era proprio sopra quel settore, erano le 19:08 quando è partita la prima ondata inglese, che ha prodotto nella stragrande maggioranza questa fuga precipitosa. Gli inglesi sono tornati sui loro passi, saranno trascorsi 30-40 secondi e c'è stata una seconda carica. Il pubblico era un pubblico composto in gran parte da famiglie, gitanti, diciamo, italiani, che non gente che magari era la prima volta che era in trasferta, non erano quelli che vengono chiamati gli ultras erano quelli che abbiamo visto in quell'immagine, ma erano dall'altro lato, per cui gli inglesi non hanno trovato resistenza, perché hanno trovato davanti della gente che scappava per proteggere un parente, un amico, un bambino, una figlia, un genitore anziano, una moglie anziana. Il primo pensiero in questi casi è chiaramente chi è stato in uno stadio, soprattutto se è accompagnato, lo sai, perché ci sta accanto. Non hanno trovato quella gente, quei teppisti italiani, perché anche quelli sono teppisti, chiamiamole cose con il loro nome, che hanno impegnato la polizia in quelle scaramucce, perché avessero trovato quelli forse la tragedia avrebbe assunto proporzioni meno catastrofiche. Hanno trovato della gente inerme che ha cercato, ha sperato di avere nella fuga l'unica via di salvezza.
Ma quella tribuna è diventata praticamente un tunnel chiuso, un tunnel della morte, perché dopo il secondo ondata, dopo la terza ondata, che sono state tre le ondate d'assalto degli inglesi, che avevano dei coltellacci, che avevano delle sbarre appuntite, che avevano delle bottiglie rotte, a un certo punto si sono trovati schiacciati tra il muro, tra il parapetto in alto e il parapetto laterale e la rete di recinzione che dava sul campo. E lì che è successo la carneficina, perché alcuni sono schiacciati, ci sono stati dei morti per asfissia, altri sono caduti dal muro, sono stati voli di 10-15 metri, il muro ha ceduto, altri sono addirittura rimasti sgozzati sui reticolati nel tentativo di oltrepassarlo. C'è stato il fuggi-fuggi generale, la gente è arrivata sul campo, ha calpestato chi c'era sotto, il tutto sotto gli occhi di 9 poliziotti belgi, inermi, che quando hanno tentato di salire sulle tribune sono stati caricati a loro volta dai belgi. I belgi alla vigilia ci avevano detto che ci sarebbero stati 3.000 poliziotti, 1.800 fuori, 1.200 dentro lo stadio, se no secondo noi ce n'erano 300. Questi 300 erano impegnati a consumare intorno alle 19 un frugale pasto, dentro c'erano 9 poliziotti e 4 donne poliziotte. Non c'erano idranti che in questi casi servono, non c'era polizia armata che poteva anche sparare in aria e poteva anche servire. I belgi ci avevano detto che avrebbero effettuato dei controlli accuratissimi, non hanno controllato nulla perché gli inglesi hanno portato dentro i coltelli, hanno portato dentro le sbarre appuntite, hanno portato dentro soprattutto le bottiglie di birra, perché i belgi avevano detto che non sarebbe stata vietata la vendita di qualunque genere di bevande alcoliche all'interno. Sarà anche vero, però gli inglesi l'hanno portata da fuori. Non solo, avevano garantito che tutto il quartiere intorno a questo enorme parco dove sorge lo stadio sarebbe stato una sorta di coprifuoco, nel senso che gli spacci, i bar, i punti di ristoro, le mescite venivano chiuse a mezzogiorno proprio per cercare di limitare al massimo i danni delle ubriacature che gli inglesi sono soliti prendere in questa occasione. Invece noi siamo andati allo stadio intorno alle 18:30, era tutto aperto, tutti i negozi aperti che hanno venduto regolarmente tutto ogni genere tipo di alcol. Da parte quindi dell'organizzazione, da parte del comitato organizzatore, da parte delle autorità belga c'è stata addirittura un'incoscienza che poi è scaturita nella tragedia, perché la stessa partita che secondo me non doveva farsi, perché 40 morti, centinaia di ferite, le scene di panico, la gente in lacrime, la gente che scappava, con l'altoparlante che era ossessionante addirittura in questo invocare nomi di persone, perché poi la gente si è persa, questi gruppi di amici o di famiglie si sono frantumati nell'assalto. Allora c'erano padri che cercavano figli, figli che cercavano padri, madri, amici, cugini, e allora l'altoparlante che ripeteva questi nomi, che dava allora, io ricordo alcuni nomi, c'era un signor Colombo che cercava due figli, che ricordo ancora si chiamavano, credo sono vivi, perché poi ci sono delle cose che restano dentro di noi. Allora io quando ho visto il primo elenco dei morti sono andato a controllare se quei tre nomi che avevo sentito dire, cercava i suoi due figli, si chiamavano una Marisa e l'altro Eugenio, per fortuna non erano l'elenco dei morti e dava dove si poteva trovare, un bambino di 11 anni che cercava suo padre. E quindi dicevo, era una condizione talmente disperante, disperata, che la partita non doveva aver luogo. La partita invece ha avuto luogo perché è apparso l'unico rimedio, perché i belgi hanno espressamente detto che avevano bisogno di 3 ore, sì, per far confluire i reparti di polizia, i reparti dell'esercito da Bruges e da Liegi. Voi avete avuto sentore di quella riunione che c'è stata tra i dirigenti italiani, il ministro degli, sì, schieri, perché sì. Diciamo, quando dalla tribuna stampa sono piovute, e uso questo termine perché la tribuna d'onore era proprio sotto la tribuna stampa, su quelli, sì, che già c'erano, perché a parte Agnelli, Kissinger e Carraro c'erano già sul presidente della federazione, sono tornati indietro perché loro sono arrivati alle 19:40, quando già purtroppo il massacro era avvenuto, sono stati bloccati e che non hanno fatto più entrare nessuno, sono stati circondati da tifosi in lacrime che hanno farfugliato il primo racconto di quello che era avvenuto. E allora sono stati dissuasi all'entrare, ma sono stati loro stessi prima a capire che non era il caso, sono subito tornati indietro, ma lì c'era il presidente della Federazione Sordillo, c'era quello della Lega Matarese, c'era Baretti, c'era Boniperti, c'erano due ministri italiani che erano lì come tifosi in quella tribuna, perché non so, c'erano Mastella e De Mita per esempio che erano in un'altra tribuna, ma lì in quella tribuna d'onore c'erano Nicolazzi e De Michelis. Allora c'è stata subito questa primissima riunione in uno degli uffici, in una delle stanzette dello stadio, dove è avvenuta una lite furibonda, perché le autorità belghe
il borgomastro, il sindaco di Bruxelles, che già al mattino ci aveva dato una pessima impressione come di un uomo completamente fuori dalla realtà, non si volevano rendere conto, erano convinti che non era avvenuto nulla, che non c'erano i morti, che non c'erano i feriti, che la situazione era sotto controllo, si rifiutavano di chiamare altre forze di polizia. C'è stata una lite furibonda fra De Michelis e il borgomastro aveva chiamato due poliziotti per far arrestare De Michelis, lì sono insorti Boniperti, gli altri. In quel momento c'era Craxi da Mosca che chiamava senza riuscire a mettersi in contatto, allora ha chiamato il Ministero degli Interni a Bruxelles. Dal Ministero degli Interni è arrivata la notizia che il capo del governo italiano voleva parlare con qualcuno, cercava Carraro perché non poteva sapere che Carraro era stato costretto a ritornare sui suoi passi. Finalmente arriva la notizia in questa stanzetta, decidono di cercare di chiamare o il governo in Italia, Palazzo Chigi in Italia o Mosca, però tutte le linee dell'Eisel non funzionavano perché l'Eisel, lo stadio è stato praticamente isolato telefonicamente, non si riusciva a chiamare più dallo stadio perché chiaramente a quel punto tutti i telefoni dei giornalisti diciamo che bollivano e si ricevevano anche il telecronista e si ricevevano soltanto telefonate, noi non si riusciva più a chiamare con l'Italia, noi dall'Italia eravamo appesi ai nostri giornali che ci chiamavano a quei numeri che avevamo dato, per di più, diciamo sempre questo comitato organizzatore ci ha fatto pagare questi telefoni, credo che ogni giornale aveva speso mezzo milione per l'applicazione di una linea telefonica e molti giornali, fra i quali anche il nostro, non ha avuto mai il telefono perché già erano andati nel pallone alle 18. Al momento in cui noi siamo arrivati ci siamo trovati alcuni giornali, c'era Il Giorno, La Stampa, ripeto noi stessi del giornale senza il telefono. Questo per dire che è stata affrontata questa partita come in un modo dico irreale e spiego anche perché. Un anno fa, proprio nel maggio dell'84, c'era stato a Bruxelles la finale di Coppa UEFA, Anderlecht-Tottenham. E dopo la partita 3.000 tifosi inglesi per tutta la notte avevano messo a ferro a fuoco Bruxelles, provocando danni per decine di miliardi, costringendo le autorità belga a mandare le camionette con le mitragliatrici in posizione di tiro nelle strade per cercare di sedare i tumulti. Gli inglesi, io non sono, mi dissento leggermente da quello che ha detto lei che è colpa della società, secondo me no, io non vedo colpa di noi società, cioè io non credo nella fattispecie, non ci credo mai, ma soprattutto nella fattispecie a una generalizzazione delle responsabilità. Gli inglesi, che secoli di storia ci insegnano che hanno dentro di loro dei piccoli o grandi semi a secondo dei casi di violenza e se vogliamo anche di sadismo, riversano nello sport, soprattutto nel calcio, i loro istinti peggiori, ma sono loro che hanno provocato e causato tutti gli incidenti degli ultimi 10 anni. Ecco, va bene, io volevo solo chiarire che io non intendevo affatto generalizzare. Colpe della società, mi spiego molto bene che cosa intendo per colpe della società. Quando in una società certi valori che sono alla vetta della scala dei valori, appunto, vengono disattesi ed emarginati, e il primo valore è quello del rispetto per l'uomo, della dignità per l'uomo, per tutti gli uomini, anche per l'avversario di tifoseria, è chiaro che poi tutto è possibile. In questo senso, e allora non è una generalizzazione, ma semmai è un invito all'esame di coscienza. Comunque, qui tra noi ci sono diverse persone che erano nella famigerata zona Z dello stadio di Bruxelles. Vediamo se qualcuno vuole ricordare qualcosa. Sì. Può dire il nome, per favore? Ecco, l'uno o l'altro, lo stesso. Uguale, tanto sono Pizzo Roberto di Saregno. Niente, io sono convinto che non dovevano farli entrare come erano conciati, drogati e ubriachi. Che a me personalmente avevo comprato un gagliardetto, hanno sfilato la stina di legno, quella che si usa per appendere. E quelli sono entrati con tutto quello che c'avevano. Sì. Tutto qua. Il suo ricordo, mi pare che lei abbia un'esperienza abbastanza drammatica, no? Un'esperienza abbastanza drammatica, mi chiamo intanto Vittorio Capello, un caso di omonimia senza una coincidenza. Sì, io ricordo che al momento ho cercato di fuggire in campo perché vedevo l'unica possibilità di salvezza, non me la sentivo di cercare di scavalcare, di arrampicarmi chissà dove e per fortuna mia sono riuscito a scendere. Io ero molto in alto, quindi scendendo tutte le gradinate mi sono trovato di fronte molti corpi riversi. Oltre a questo ricordo anche scene raccapriccianti, tipo aggressioni sempre da parte degli inglesi
così già corpi per terra o senza vita, comunque svenuti. Che tentavano di muoversi. Tentavano di muoversi, ho visto delle bottiglie spaccate, prese per il collo e spaccate in testa alle persone. Ho visto dei saccheggi alle persone per terra, venivano sfilati i portafogli, venivano raccattate le macchine fotografiche per terra, venivano sfilati i portafogli alla gente, sono stati infatti poi dimostrati questi atti di sciacallaggio. Venivano i corpi a terra, infieriva su di loro, venivano presi a calci ancora e fatti rotolare sui gradini. Volevo ancora sottolineare una cosa, qui aveva precisato che non vi era stato né controlli né disposizioni sufficienti. Volevo ancora sottolineare che all'entrata non erano stati effettuati nessun controllo a proposito dei biglietti, sia per quanto riguardava i numerosissimi biglietti falsi che evidentemente c'era in giro, perché se ne era parlato di 2 settimane, non era solo un fatto per aumentare l'interesse alla partita. Cioè, evidente, moltissimi biglietti falsi, altri biglietti erano stampati in maniera irriconoscibile, non c'è filigrana. Comunque, a parte questo, sia per quanto riguarda i biglietti falsi, sia per le persone che non avevano biglietti, in pratica entrava chi voleva, di conseguenza sicuramente in questa curva e anche in altri settori ci sarà state almeno 10.000 persone in più del dovuto, e questo ha sicuramente aumentato il rischio della tragedia. Ancora un'ultima cosa, per quanto riguarda così la ricerca di questi, diciamo, di questi motivi, io volevo così, visto che non ho l'occasione, a volte sento dire così da spettatore, da parecchi giornalisti, che la tragedia viene scatenata dall'intemperanza, dall'errore dell'arbitro, dal comportamento antisportivo dei giocatori. Io ricercherei molto più indietro queste cause. Secondo me il teppismo coincide sempre con l'emarginazione, non a caso anche in Italia le tifoserie più calde, diciamo così, a mio giudizio sono sempre quelle di Roma, di Torino, diciamo le città più difficili, soprattutto Torino, dove l'emarginazione è una cosa, è un fattore molto importante, molto più altre città della stessa Milano. Alta controprova, basta ricordare per esempio che Napoli è una città il cui tifo è il più calmo, il più colorito di tutti, ma sempre al di fuori di queste esperienze, proprio perché il popolo, diciamo così, tra virgolette, napoletano, ha una certa maniera di vita, una certa simpatia, una certa spensieratezza che non porta a questi eccessi. Sì. Ora, io leggevo appunto che Liverpool è una città dove l'emarginazione è un dramma incredibile. Sì, certo. Ecco, io collegherei a questi fatti. Bene, soprattutto. E anche lei ha qualcosa da raccontare? Mi chiamo Natale Pelucchi e ero in mezzo anch'io, sfortunatamente. Quei momenti lì si cercava di aiutare qualcuno quando ho visto che attaccavano loro, e ho preso una ragazza, una donna, non mi ricordo, l'ho trascinata giù un po' in basso perché mi sono guardato le spalle e c'era il muro. Ho detto, se vado di lì, senz'altro mi schiacciavano come hanno schiacciato gli altri. Sono andato in basso, fortunatamente, non lo so, sono stato fortunato, senz'altro. Ho camminato un po' sui corpi, ho scavalcato col reticolato che c'era per terra, mi sono trovato in campo e basta. Dopo non ho visto più niente perché sono scappato dalla parte opposta e sono scappato su in tribuna. Cercavo i miei amici che li avevo perso tutti, loro cercavano me senz'altro. Dopo ci siamo trovati, insomma, bene o male. Ecco, lì dietro c'è un altro signore, sì. Io mi chiamo Consoni Pietro e ho poca voce perché ho gridato troppo. Io volevo fare una domanda a Cappello, no? Lui è un calciatore, ma gli inglesi calciatori, no? Alle 7 sono usciti nel loro settore, no? Mi sono messi come, non so, questa è un'opinione mia, no? Non ha niente a che vedere con accusare. Che sembrava che accettassero i suoi tifosi a, non so, a fare qualcosa, perché c'era per esempio il portiere che continuava ad andare su a far andare le braccia, non so, ma è possibile che anche loro hanno aiutato a... Perché via loro è successo il finimondo. È possibile che la squadra abbia scatenato... Non so se sia stata la squadra, la scintilla che abbia fatto scatenare tutto quanto. So di certo che... Quello che hanno fatto i giocatori forse è stato per caricare il pubblico, ma anche per caricare se stessi, per giustificare i giocatori questo momento, perché soprattutto per il Liverpool era l'ultima spiaggia, questa ha perso il campionato, si giocava molto in questa partita, quindi i giocatori sono stati in campo, hanno ricevuto dallo stesso pubblico quel qualche cosa che forse non avevano ancora dentro.
Che poi questa sia stata la scintilla è un fatto forse reale, perché se, come dice lei, io non ero presente, immediatamente dopo i giocatori e il pubblico si è scatenato, qualche cosa è successo. Quindi hanno visto subito in questo motivo che è stato dato loro, questo esaltarsi dei giocatori, il voler subito combattere contro una frangia di tifosi. Hanno trovato una frangia molle. Forse, come diceva giustamente Caruso prima, avessero trovato gli ultras, ci sarebbe stato uno scontro fisico, ci sarebbero stati sicuramente dei morti, ma meno di quelli che ci sono stati, perché quei tifosi che si trovavano in quella, nel settore Z erano tifosi molto calmi e tranquilli, che erano andati a vedere la partita e non a litigare. Ecco, ma allora la tifoseria organizzata poteva essere utile in questo caso? Questa è una domanda che faccio un po' a tutti. Ma forse ci sono delle critiche alla tifoseria organizzata. Sì, no? La tifoseria organizzata molte volte esaspera il tifo, e questa esasperazione ti porta a commettere degli altri consulti. Difatti si è trovato che cosa? Una tifoseria organizzata, quella del Liverpool, con i tifosi normali. E questo, appunto, la tifoseria organizzata molte volte è veramente violenta. Anzi, però bisogna dire che qualche volta è anche una tifoseria che serve per le squadre che vanno in campo. Credo comunque che ci siano stati degli errori manali da parte dell'organizzazione, in questo caso tirerei in ballo l'UEFA, un'organizzazione che non è stata all'altezza, perché io credo che prima di dare un'organizzazione a una partita così importante bisogna valutare tutto quanto. Dovevano esserci più tifosi, e in questo caso, visto che i biglietti del settore Z erano stati mandati in Italia e il settore adiacente era stato mandato in Inghilterra, bisognava fare come fanno in Inghilterra. In Inghilterra, quando ci sono le partite importanti, quando ci sono i derby e c'è la possibilità che nello stesso settore si trovino gruppi di tifosi diversi, viene creato un corridoio, ma con delle reti che resistono veramente, con delle cancellate, corridoio di 10-15 metri, nel quale si piazzano non 6 tifosi con una rete da pollaio, come ho detto prima, ma si piazzano 200-300 poliziotti che hanno la possibilità di mantenere a bada questi scalmanati che chiaramente l'alcol ha fatto per l'umido, ha ragione. Torniamo tra il pubblico, però volevo chiedere a Capello, qui ci sono, io ho raccolto alcuni dati che riguardano i precedenti, sarebbero tantissimi precedenti, a parte il più recente, quello di Bradford, dove è ancora incerto se si sia trattato di un incendio così casuale oppure originato da un razzo. Però ci sono, qui per esempio sempre in Inghilterra, nel 1946 a Bolton scoppia una rissa tra tifosi e 53 morti e 500 feriti. A Lima, nel Perù, nel 64, per un gol annullato, un'altra rissa, battaglia tra poliziotti e tifosi, un bilancio terrificante, 500 feriti e 320 morti. In Italia, nel 63 a Salerno, scontro tra tifosi e polizia, un morto. Roma, nel 79, ancora famoso, ormai quello lo ricordiamo tutti, no? Il morto per il razzo, e poi ancora a Torino, a Milano, l'episodio dell'austriaco e così. Ma noi avevamo l'impressione che invece prima fossero diverse le cose. Quando lei ha fatto tanti incontri internazionali, quindi ha un'esperienza vastissima e lunghissima, sono cambiate le cose? Sì, è cambiato il modo di gestire il tifo organizzato, io penso. Questo tifo organizzato, il quale in certi momenti esaspera la situazione, essendo un tifo organizzato, dall'altra parte si vuole essere altrettanto coraggiosi, organizzati, forti, a volte violenti, e quindi c'è questo scontro. Questo scontro che, se c'è dalle due parti, è uno scontro violento, porta a delle vittime sicure o degli spiacevoli episodi. Se trova, come in questo caso, della gente inerme, ne esce una tragedia. Il calcio è sempre stato molto bello, molto sportivo. Ci sono delle situazioni, soprattutto tornando ai tifosi inglesi, dove è bellissimo lo scontro fisico in campo, loro reputano altrettanto valido lo scontro fisico anche fuori dal campo. Un giornalista inglese ha detto che questi non sono più tifosi, bisogna avere il coraggio di chiamarli con il loro nome, ossia assassini. Io vorrei chiedere alle altre persone che erano presenti quella sera, hanno avuto subito la sensazione della tragedia o addirittura che ci fossero dei tifosi decisi proprio a provocare la tragedia? Sì, mi chiamo Cesare Franchi. Io non riesco a capire come mai quei tifosi partivano così organizzati, con sui loro volti proprio la voglia di uccidere, di far male.
Non riesco a capire come una persona umana possa arrivare a quei punti. Non so se sia stato l'alcol, se sia stata la droga, però sui loro volti si vedeva proprio la voglia di far male, di uccidere. Non riesco. E Luigi Colombo, Sirenio, scusate la voce perché sono un po'. Cioè, io volevo chiedere a qualcuno, signor giornalista Caruso, se qualcuno, come mai nessuno italiano dell'UEFA, non so chi, agenzia viaggi, non si è premonito prima di vedere dove ci mandavano, dove mandavano questi tifosi, noi tifosi, cioè qualcuno che si è andato sulle gradinate a dire momento, no, stop, una settimana prima, come vanno i lavori, c'è questa rete, no, inglesi, italiani, vicino, così non ci possono stare. Perché lì ci hanno mandati in una gabbia, per dire la gabbia della morte, può essere una... Però è così, perché si è salvato solo con un po' di fortuna e basta. Ecco, io dico, non so se... Io dico dei nomi, Sordillo, Mattarese, Boniperti per la Juventus, qualcuno dell'UEFA, qualcuno dell'agenzia viaggi, ci devo dire, un momento, perché io lo dico personalmente, se sapevo che finivo a contatto con gli inglesi, io grazie tante non sarei andato, perché io mi vedevo la partita a casa. Per me non riesco a spiegare perché, nessuno ha detto, è andato prima a vedere dove ci mandavano. Non so se mi vuoi rispondere. C'è il tempo per una breve risposta. Ma guardi, queste sono incombenze che aspettano a chi organizza, che le agenzie di viaggio escludo che lo facciano. La federazione aveva chiesto e ottenuto delle garanzie su un certo tipo di organizzazione. Per darle un esempio, l'anno scorso a Roma, finale di Coppa Campioni, Roma-Liverpool, non furono messi in vendita 15.000 biglietti, proprio perché per creare quello che diceva prima Cappello, delle zone cuscinetto presidiate soltanto dalla polizia fra le varie tribù. I belgi non solo hanno creato queste zone cuscinetto, non solo hanno fatto dei biglietti falsificabilissimi perché era della volgare carta da droghiere quello con cui hanno fatto i biglietti, quindi magari forse hanno messo in vendita anche qualche biglietto in più del dovuto e poi hanno badato soltanto all'incasso, diciamo disinteressandosi di mettere nello stesso settore inglesi e italiani e soprattutto di mettere dei tifosi inermi accanto ai 15.000 inglesi. Ma io penso che qualcuno poteva avere una settimana prima. Ma sa, è difficile sapere, secondo me, dove vanno venduti certi quantitativi di biglietti. In questi casi ci si ferma a quelle che sono le garanzie che a livello organizzativo vengono date dalle autorità. Andare poi a controllare settore per settore. Perché le possono dire una cosa, cioè allora noi abbiamo venduto questi biglietti di questo settore soltanto agli inglesi, poi magari gli inglesi restituiscono 500 biglietti e immediatamente i 500 biglietti due giorni prima vengono venduti a chi le aveva chiesto e magari a un'agenzia italiana. Ecco, questo per semplificare il discorso. È un controllo che purtroppo sta soltanto alla buona volontà e alla serietà di chi organizza che sfugge a tutti i controlli. Ecco. Adesso noi siamo arrivati alla fine della trasmissione e ci rendiamo conto che non abbiamo risolto nulla, che abbiamo detto cose che già ti hanno detto e che si diranno ancora per molto tempo. Soprattutto poi ci sarà questa tendenza a scaricare le responsabilità e forse, chissà, si riuscirà anche ad arrivare a stabilire dei colpevoli, ma quello che a noi importa è di cercare le vie per evitare che succeda ancora questo. E per trovare le vie bisogna cercare anche le cause morali soprattutto. E a proposito di colpe, noi italiani non possiamo cavarcela attribuendo queste colpe alla tifoseria inglese oppure all'impreparazione dei belgi. Anche noi abbiamo qualche colpa di cui vergognarci. Per esempio il tripudio per le strade di Torino quella notte, di Torino, di Milano e di altre città. Era sì una vittoria, una coppa, ma quella coppa era piena di lacrime e di fiele. In questa circostanza il presidente dei Vescovi italiani ha parlato di un costume di vita insensato. Il Papa si è detto sconvolto, ha parlato di barbara violenza, di orrore, di comportamenti feroci e ha invitato tutti, compreso gli operatori delle comunicazioni sociali, quindi anche noi, a lavorare insieme, a cooperare perché lo sport ritorni a servizio dell'uomo. Ecco, lo sport a servizio dell'uomo certo non si fa attraverso la violenza, attraverso la volontà, come abbiamo sentito, di fare del male al proprio avversario. E per ottenere questo, per ottenere che lo sport ritorni a servizio dell'uomo, tutti dobbiamo lavorare e anche noi, nel nostro piccolo, cerchiamo e cercheremo di farlo.
Grazie e arrivederci a domenica prossima.